Poco distante da qui c'è comunque la statua di una persona che ha fatto cose al limite del sovrumano per Ascoli, tanto da guadagnare l'immortalità, o almeno quella storica. Costantino Rozzi è stato più che un presidente di calcio. Aveva iniziato come impiegato del catasto, ma guarda caso, anche lui nel 56 aveva fondato una serie di imprese che nel giro di qualche anno lo hanno portato ad entrare nel gota del calcio italiano, divenendo uno dei presidenti più iconici degli anni d'oro della Serie A. Era famoso per i suoi calzini rossi. I calzini rossi spesso erano pure bucati, quelli che portava lui, perché lui era pure scaramantico. Lui prese l'Ascoli che ancora non era proprio un grande esperto di calcio per niente, diciamo, e diceva: ma chi sono questi matti che vanno dietro a un pallone? Oh, dopodiché si è trasformato. Come se ne male qualcuno, sono venuto qui, mi dispiace. Purtroppo è una partita emozionante. Sì. Veramente, una partita terribile, una partita. Ha dato agli ascolani l'orgoglio di essere ascolani. Gli venne quell'entusiasmo e la voglia di trasformare una città che nessuno conosceva in una città che tutti hanno conosciuto e apprezzato nel tempo. Poi lui non era solo presidente, ma lui aveva più di 1000 dipendenti, quindi l'Ascoli la considerava una cosa della domenica. Non fingeva mai, è rimasto sempre legato a quello che era il figlio di una famiglia umile. Quando così giro per la città mi fermano tantissimi i suoi ex dipendenti che mi dicono il bene che lui ha fatto a loro, magari ha prestato dei soldi e non l'ha mai rivoluto indietro, l'ha aiutati a comprare una casa, li ha aiutati in un momento che so di malattia di un familiare e tutti sono veramente legatissimi a lui. Ogni volta che io passo qui dico: guarda papà, io sono una donna normale, semplice, però siamo riusciti a farti fare una statua che rimarrà nei secoli, no? Praticamente, cioè, sopravviverà a noi.